Ciao e bentornati su Officina del Pilota. Oggi facciamo una bella gara. Chi arriva ultimo paga. La sfida è un po' particolare perché mette a confronto antico e moderno. Cavalli contro kilowatt, analogico contro tecnologico. Una Ferrari dell'84 contro uno skate elettrico. Alla destra del ring abbiamo un GTB Turbo con 255 cavalli e un V8 sotto al cofano. Mentre a sinistra abbiamo uno skate elettrico della Max Fine Board con due motori da 750 watt e 5 Nm di coppia l'uno. Il punto di partenza sarà dalla terrazza del Belvedere a Villa Borghese per non farci mancare la vista su Roma. Mentre il punto di arrivo sarà l'ottimo ristorante di pesce Ai Piani in via Francesco Densa ai Parioli. Una zona molto trafficata, lo skate infatti sfrutterà le stradine chiuse al traffico di Villa Borghese, mentre il Ferrari sarà costretto a percorrere le strade normali. Vogliamo iniziare? Appuntamento ristorante Ai Piani, ai Parioli. Chi arriva prima vince. Non è 250 cavalli. Tu hai i semafori, io no. Non hai il colore rosso. Io ho la tecnologia moderna. Non hai il cambio manuale. Sei negli anni 80, ragazzo, io sono nel 2020. Dovrò andare a comprare una mappa. Direzione ristorante Ai Piani. Il problema è che non conosco la strada. Io conosco abbastanza bene Roma, ma non so di preciso dov'è questo ristorante. Matteo lo sa, non si deve fare il traffico e passa in mezzo alle viette di Roma. Ma lui non ha un V8 dietro al sedere, un V8 turbo. Questo cambio, ragazzi, spaziale, gli innesti sono direttissimi, ci devi un po' giocare, ci devi un po' spingere, devi essere un po' aggressivo, però è questo il bello. Ed eccoci qua, bloccati in mezzo al traffico, prima, boom, dai 3000 giri in su, quando entra il turbo è assurda, ti dà una schicchera infinita. Ci va anche nel pensare che tu volessi, ma per carità lo fanno pure con la polizia e i carabinieri che mi fa litigare qualche giorno, questo è brutto. Arrivederci, signore. Ma una certa dovremmo girare, però io non lo so quando. Questa macchina non ti dà tempo di pensare, è questa anche la cosa. Eh sì, mi sa che era prima. Mi sa che ho toppato di brutto e mi sono perso tanto tempo. La cosa assurda è che ti guardano tutti con quest'auto. 8 minuti, ragazzi, sicuramente sono in anticipo. Chissà a che punto è il dottor Gabriel. Mi innamoro. Sono convinto che sto andando molto più forte. Vediamo un po' di indicazioni stradali. Sono 10.000 strisce, autobus, taxi, vedete qua, ci posso passare, di qua no. Oh. Ci sono, questo è il ristorante. Sto ammazzo all'ultima curva. Oh. Ristorante Ai Piani. Arriverà? Arriverà? Dio, scusa, mi ero addormentato. Ti credo. Io sono arrivato al ristorante, ho lavato le mani, ho fatto la pipì, ho salutato il mio amico, ho già stappato una bottiglia di prosecco e lui... Niente, ragazzi.
stai, già sei arrivato. 3-4 minuti che sono arrivato, eh. Dopo essermi perso, aver fatto il traffico, i semafori. Vedi, la tecnologia moderna? Sì, la tecnologia moderna, però io mi sono divertito 10.000 volte di più. Non lo so, eh. Lo vedrai dalle camere. Ok, entriamo a bere una cosa, dai. Dai, già. Hai vinto te? È proprio un dato di fatto che al ristorante ai piani si mangia da Dio. Si ride, si scherza, il video termina qui, spero ti sia piaciuto, se non ti è piaciuto, amen. Skateboard che vince su Ferrari, ringrazio Max Findboard che mi ha inviato questo skateboard, mi trova molto bene, trovate il link in descrizione nel caso voleste acquistarlo. Ricordati di seguirmi su Instagram Officina del Pilota, ricordati di iscriverti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ringrazio i miei collaboratori a partire da Gabriel Dumitra, ma soprattutto ringrazio chi mi ha prestato la macchina per fare questo video, che è Giorgio Lucimei, e il signor Marco Damo del ristorante Ai Piani, che dopo il video ci ha fatto un piatto di spaghetti alle vongole con bottarga che fermati proprio. Ciao ragazzi, alla prossima! Infatti, signora.